Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Allora, come vedete dal titolo, oggi farò il video delle letture di maggio e di giugno. Perché ho deciso di unire questi due mesi? Perché a giugno ho letto soltanto un libro, purtroppo. Ho letto un libro solo per due motivi. Il primo è stata la mancanza di tempo, a causa trasloco che dura da una vita, mi pare. E da una parte, insomma, ho letto un libro che avevo un po'... facevo un po' fatica a portare a termine, e mentre invece nel mese di giugno ho letto tre libri, se non erro, quindi comunque sono contenta. E niente, cominciamo subito. Mi dispiace che con me non ho la maggior parte dei libri di cui vi parlerò, perché di solito, insomma, cerco di raggrupparli tutti insieme nel momento in cui vado a fare il video, però insomma questa domenica mi ha portato un po' di tempo libero e dovevo sfruttarlo, e quindi non ho avuto il modo di prendere tutti i libri. Comunque vi lascio come sempre le immagini. Allora, dicevamo, il primo libro letto nel mese di maggio è stato Il cuore di tutte le cose di Elizabeth Gilbert. Purtroppo questo libro non mi è piaciuto moltissimo e mi è dispiaciuto molto per il fatto che io Elizabeth Gilbert la adoro. Come sapete, recentemente avevo letto Big Magic, che mi era piaciuto tantissimo, mi aveva ispirata tantissimo, e purtroppo niente, questo libro, che è un romanzo invece, quindi si differenzia sia da Mangia Pregama, che è comunque una specie di biografia o comunque un racconto della sua vita, quindi di episodi realmente a lei realmente accaduti, mentre Big Magic non è assolutamente neppure un romanzo. In questo caso, ecco, lei si cimenta in questo nuovo genere. Allora, scrive bene, perché effettivamente una persona che sa scrivere si vede. Purtroppo la storia proprio non mi è piaciuta. Oltretutto è un libro grosso, sono un sacco di pagine, quindi ho fatto veramente fatica. Praticamente la storia parla di questa Alma Whitaker, che vive a Filadelfia, lascia a Filadelfia da un uomo ricchissimo che si è arricchito grazie alla sua esperienza in ambito di botanica, che gli ha permesso di sfruttare alcune proprietà delle piante, le utilizzare in medicina, e questo gli ha fatto fare soldi praticamente. E viene raccontata la sua storia all'interno di questa famiglia molto ricca, il rapporto con la madre, il rapporto con una sorella adottata, perché in realtà era figlia di persone che lavoravano per questa famiglia, ma i genitori muoiono e quindi i suoi decidono di prendersi cura di quest'altra bambina, lei si ritrova una sorella, la sua crescita, il suo diventare adulta, il suo innamorarsi, il suo chiaramente anche andare avanti nelle sperimentazioni botaniche, e la sua profonda intelligenza e il suo grande interesse per questo campo così ampio e sul quale c'è ancora così tanto da scoprire, perché siamo nel 1800. Lei affronta veramente tantissime cose, ovviamente non sto qui a dirvele perché è un libro enorme. Comunque, a parte la sua vita a Filadelfia, viene anche descritto in generale i suoi viaggi. Lei si sposterà in tantissime parti del mondo, come in Africa, in Sud America, ad Amsterdam, quindi in Europa, insomma, viaggia moltissimo, incontra tanti personaggi, tra i quali insomma ci sono alcuni anche realmente esistiti, quindi c'è anche una specie di sfondo storico molto curato, uno sfondo storico anzi sicuramente molto curato. Perché non mi è piaciuto? Perché secondo me la storia va molto a rilento, perché l'autrice ha voluto inserire una quantità infinita di particolari, nel senso che la prima parte del libro, una buona parte del libro, chiaramente non tutto, però viene dedicata al padre di lei, quindi a tutta la sua storia precedente e diciamo ciò che lo ha reso ricco. Poi la parte che riguarda lei è veramente scritta in ogni minimo particolare, perché ogni personaggio che incontra deve essere connotato in tutti i suoi aspetti, quindi non solo fisicamente, ma anche il suo modo di parlare, di porsi, di argomentare, di pensare, qualunque cosa. Quindi c'erano talmente tanti particolari che la scrittura andava lentissima, e oltretutto secondo me nel libro manca una specie di movimento all'interno della trama, nel senso che è molto piatta, non succede quasi mai niente di veramente importante, o comunque di più importante, bello o brutto che sia, rispetto al resto della storia. No, è tutto un susseguirsi di infiniti avvenimenti di uguale importanza, e per questo, non so, l'ho trovato un po' lento. E il finale mi è piaciuto, diciamo, sì, però si arriva difficilmente al finale, perché è veramente lentissimo, quindi purtroppo devo bocciare, per quanto mi riguarda, Elizabeth Gilbert come romanziera.
Il primo libro letto invece nel mese di giugno è stato legato al mio club del libro, perché il tema del mese scorso era Oriana Fallaci. Io sono molto ignorante in questo ambito, quindi probabilmente voi mi dovrete bacchettare, perché io ho letto poco e niente di Oriana Fallaci, avrò letto credo soltanto un paio di cose, non di più, e comunque tanti anni fa. Quindi ho deciso di leggere Lettera a un bambino mai nato e inizialmente pensavo fosse il racconto della sua storia, della sua esperienza. In realtà poi discutendolo all'interno del club, ed è stato molto interessante perché ci sono persone molto esperte su questa scrittrice e giornalista, dice appunto, è stato detto che sì, lei ha avuto un paio di aborti, però lei non necessariamente in questo libro ha voluto inserire la sua esperienza personale o le sue opinioni. Lei ha parlato di una donna in generale, infatti non specifica mai il nome, non specifica mai per che tipo di lavoro svolge, chi sono le persone che gli stanno intorno, insomma una donna in generale che si trova a porsi il problema di se portare avanti o no una gravidanza quando si fa un lavoro particolarmente impegnativo. Molti di voi l'avranno letto, quindi non sto qui a dire la trama, che poi in sostanza è questa: il suo seguire la gravidanza man mano che va avanti e farsi delle domande continuamente. Allora, a me è piaciuto molto e non me l'aspettavo, è piaciuto veramente tanto il fatto che lei, secondo me, è molto obiettiva, no, o meglio, è molto equilibrata nelle sue opinioni, perché lei riesce sempre a trovarti opinioni e contropinioni su qualunque argomento e ad argomentarle in maniera tale che il lettore riesce a trovare lati positivi e negativi sia nell'uno che nell'altro. Quindi non è un argomento facile, insomma, parlare del se portare avanti o no una gravidanza, o il porsi le domande sull'essere che è dentro di noi. A volte tendiamo ad avere, anzi tutti noi abbiamo delle opinioni piuttosto definite, ed è quella che riesce a metterle in discussione, quindi questo mi è piaciuto. Altra cosa che mi è piaciuta molto è il suo esprimersi contro l'aborto. Anche la stessa Oriana Fallaci, proprio in prima persona, ha sempre detto che lei non avrebbe mai abortito, ma non avrebbe mai vietato alle donne di poter scegliere, ecco. Quindi lei in ogni caso affronta il tema dell'aborto, secondo me, nel libro in maniera dolcissima, perché lei descrive le prime settimane di questo bambino descrivendo nel particolare, giorno dopo giorno, che cosa si è formato nel feto, quindi quando si formano le mani, quando si chiudono gli occhi, quando si forma il cervello, quando si formano gli organi interni. Ed è bellissimo perché ci fa capire quanto sia umano anche nel momento in cui appunto è piccolo, anche quando si può abortire. Ecco, lei ci fa capire quanto in realtà non sia soltanto un pallino invisibile, ma che effettivamente ha dell'umano, ha già le fattezze umane, quindi è bellissimo. L'unica cosa su cui io personalmente non mi sono trovata d'accordo, vabbè, è il fatto che secondo lei nessuno ha diritti sul bambino, nel senso che il bambino è una cosa a sé stante, che nessuno ha diritti, a maggior ragione non ne ha assolutamente il padre. Il padre è colui che ha fecondato l'ovulo, però non esiste il diritto alla paternità. Io su questo non sono d'accordo, perché secondo la scienza un figlio si fa in due, e togliere l'opinione o comunque la possibilità di parola al padre perché solo perché noi lo portiamo in pancia mi sembra una cosa anche brutta nei suoi confronti, o perlomeno io non lo farei. Poi ci sono i casi estremi, c'è il caso in cui uno è totalmente d'accordo con l'abortire e l'altro totalmente contrario, quindi chiaramente ci sono tantissimi casi diversi e tantissime soluzioni, però secondo me la soluzione principale è sempre parlarne insieme, quindi non esiste che la decisione la prenda uno solo. Ecco, questa è la mia opinione, però questa è l'unica cosa su cui non sono trovata d'accordo. Il libro è scritto bene, perché la Fallaci sa scrivere benissimo, e soprattutto è veramente moderno, nonostante sia stato scritto negli anni 70, io non me ne rendevo conto, perché obiettivamente mi sembrava potesse essere scritto veramente 2 giorni fa. Me ne sono accorta dalle visite che gli vengono fatte una volta che è in gravidanza, perché sono molto diverse da quelle che si fanno adesso, che sono molto più tecnologiche, molto più avanzate, ecco. Però per il resto lei sappiamo che è profetica, quindi un libro molto bello.
Altro libro letto a giugno è stato Mercoledì delle Ceneri, che è un libro che ho acquistato, se vi ricordate, insomma, nel mio ultimo viaggio a Firenze dal rivenditore dei libri per la mia libreria. Allora, questo libro parla di due persone, un ragazzo e una ragazza, che io, ragazzi, una volta finito il libro mi dimentico i nomi, quindi vabbè, comunque, questi due, che lei praticamente è incinta e il libro inizia che lei se ne sta andando, quindi sta facendo un viaggio in autobus per andare dai suoi parenti in Texas, se non erro, e per scappare dal suo fidanzato che l'ha lasciata poco prima. E lei ancora non gli ha detto che è incinta, però insomma sta male, quindi vuole tornare dalla sua famiglia. Lui la rincorre l'autobus, e una volta che l'autobus si è fermato, loro si rincontrano, parlano e decidono di fare questo viaggio insieme in macchina, attraversando vari stati dell'America per arrivare appunto dai suoi parenti, anche se in realtà l'obiettivo di lui è cercare durante questo viaggio di convincerla a cambiare idea e a rimettersi con lui. Mi ha squillato il telefono. Per farvi capire, quindi, abbiamo da una parte una donna che è innamorata persa di questo ragazzo, però ha paura che lui sia inaffidabile, che sia ancora un bambino. Dall'altra abbiamo lui che vuole maturare, vuole crescere, lo vuole fare per lei, soprattutto adesso che sa che diventerà padre, e quindi la vuole convincere a sposarlo perché gli promette una vita dignitosa e una famiglia. Il libro praticamente è scritto un capitolo dal punto di vista di lei, un capitolo dal punto di vista di lui. La cosa che mi ha un po' disturbato durante la lettura, nonostante sia scritto molto bene ed è anche molto introspettivo, mi ha disturbato un po' il fatto che durante il viaggio vengono presi dei punti e i capitoli sono concentrati su questi punti, quindi ci troviamo in ogni capitolo in un momento esatto del viaggio e magari sono trascorse delle ore o dei giorni dal punto precedente del capitolo appunto prima. E in questo punto dove ci troviamo vengono narrati i minimi particolari di tutto, quindi le espressioni facciali, i pensieri, alcuni ricordi del passato, le condizioni fisiche dei personaggi che vengono incontrati, le sensazioni, il clima, insomma, diciamo che la scena, nonostante magari nella realtà si svolga in pochi minuti, nel libro vengono impiegate tante pagine per raccontarla, perché ci sono un po' di racconti del passato e poi tanti particolari. Questa è la cosa che mi ha un po' rallentato la lettura, perché c'erano delle volte in cui mi veniva da dire sì, va bene, ma andiamo avanti, ecco. I personaggi sono un po' particolari, nel senso che sono due persone molto insicure, probabilmente incapaci di capire veramente che cosa sia meglio per loro, capaci di fare di prendere decisioni molto impulsive senza pensarci troppo e magari pagarne le conseguenze. Il momento in cui si trovano a pagarne le conseguenze non riescono mai ad incolpare loro stessi, ma incolpano l'altro. Quindi secondo me è stato un bel libro, perché ci sono dei personaggi molto ben descritti, anche psicologicamente molto particolari, che li ha resi veramente interessanti. Non succede granché in realtà a livello di trama, fino a quasi alla fine, dove c'è un cambiamento che porterà poi al finale vero e proprio. Quindi diciamo che il mio giudizio è nì, nel senso che da una parte purtroppo è stato un po' lento, però i personaggi sono realmente interessanti. Ci rendiamo conto che persone così esistono e che ci sono dei casi in cui appunto una persona non sia obbligatoriamente determinata a fare una cosa e che quella cosa sia veramente la cosa migliore per lui o per lei, e ci mette davanti anche i dubbi che si possono avere nel momento in cui si sa che c'è un'altra vita che deve arrivare e noi vogliamo dargli il meglio, quindi anche se fino a quel momento ci siamo comportati in una maniera in cui non ci importava tanto né di noi né degli altri, in quel momento quella persona che sta crescendo dentro la nostra pancia diventa il centro delle nostre attenzioni e quindi è importante prendere le decisioni giuste. Ecco, quindi insomma abbastanza interessante, io ve lo consiglio, perché in ogni caso a chi piacciono i personaggi un po' particolari e sui quali c'è da riflettere anche sulla loro mentalità, la loro psiche, probabilmente questo è il libro che fa per voi. Ultimo libro letto nel mese di giugno, e questo ve lo posso far vedere, è Bambini di ferro di Viola Di Grado.
Questo invece è stato un bellissimo libro, se vi ricordate nell'ultimo, nel video in cui parlavo appunto dei libri acquistati a Firenze, avevo detto che questo libro dalla trama avrei detto o bene bene o male male, nel senso che o la trama è veramente interessante e lo rende un bel libro oppure fa proprio schifo, e in questo caso è stato un bellissimo libro. Ho scoperto che questa Viola De Grado è un'autrice italiana che ha vinto un sacco di premi, o perlomeno è stata finalista in un sacco di concorsi importanti, non solo nazionali ma anche internazionali, ha vissuto in Giappone e in altri posti, in altri luoghi del mondo, come mi sembra Londra, ed è laureata in, ora ve lo dico che non me lo ricordo, in filosofia dell'Asia orientale, quindi è una donna che qui parla, siamo in Giappone, comunque parla di cose sulle quali ha studiato e che le interessano veramente. Il libro è bellissimo perché la storia è molto particolare ed è scritta anche in maniera particolare. Allora, siamo in un futuro più o meno lontano, perché non sappiamo, perché viene solo riportata la data, nel senso tipo 12 ottobre, ecco, non viene mai indicato l'anno. E in questo futuro sono state create delle macchine, delle madri, unità materne si chiamano, artificiali, che devono sostituire le madri vere e proprie in carne e ossa, perché è stato scoperto che le mamme vere sono imperfette, mentre la robotica ha potuto creare delle mamme perfette, quindi in grado di capire alla perfezione il bambino, mettersi in contatto con lui telepaticamente, comunque tramite scienza ovviamente, capirlo, interpretarlo al meglio, insegnargli al meglio, e ci sono, insomma, la tecnologia è talmente avanti che permette a queste madri di poter abbracciare producendo calore, la giusta quantità di calore, di poter accogliere il bambino finché è piccolo all'interno di un'apertura davanti di questa madre, gli permette di cambiare le espressioni facciali nella maniera esatta in cui il bambino può capire che cosa prova la madre, che cosa vuole fargli capire la madre, insomma queste unità materne artificiali sono perfette. Succede che però chiaramente ci sono delle persone che non approvano il fatto che le madri naturali vengano sostituite da delle madri artificiali, e quindi boicottano il progetto inserendo dei virus all'interno di questi macchinari che vengono resi inutili e devono essere tutti distrutti e smaltiti. Allora, noi abbiamo Yuki, che è una ragazza adulta che lavora all'interno di un posto che è una specie di orfanotrofio, dove che raccoglie appunto i bambini rimasti soli, e questa ragazza aveva fatto parte da bambina di questo progetto, quindi aveva avuto una madre artificiale, la quale poi era stata distrutta a seguito del virus. E nell'istituto nel quale lavora arriva una bambina che si chiama Sumiko, una bambina molto particolare che non parla, non mangia, quasi non si muove, ma con la quale Yuki sente di avere un feeling particolare. Io non vi sto a raccontare più di tanto in realtà, perché la trama è semplicemente questa, questo incontro tra queste due persone, e poi c'è anche il racconto della vita di Yuki quando era con la madre artificiale e di come ha affrontato la perdita della madre artificiale. Allora, il libro è scritto veramente bene, nel senso che è molto coinvolgente, ci sono tante frasi brevi, e soprattutto a me è piaciuto moltissimo il fatto che l'autrice non si metta mai a spiegare che cosa è successo al mondo in tutti questi anni che lo separano dai giorni di oggi a questo futuro immaginario, no? Il libro è scritto come se noi fossimo già all'interno di questo mondo e già lo capissimo, quindi è scritto in maniera lineare, nel senso noi siamo già dentro, non vi devo spiegare niente, quindi le cose vengono dette con tale naturalezza che noi ci ritroviamo a capirle e a pensare, a sorprenderci, ecco, più che altro a sorprenderci di questo futuro strano, proprio perché ci troviamo immersi al suo interno all'improvviso senza nessuna spiegazione, e questo mi è piaciuto molto. Poi c'è un attaccamento grandissimo alla religione, quindi lei immagina che questo mondo futuro in realtà non si sia comunque liberato della religione, in questo caso di Buddha, quindi è tutto incentrato sulla vita di Buddha, sui suoi insegnamenti, sulle sue riflessioni, e alcuni capitoli sono proprio dedicati alla sua vita, quindi a ciò che lui ha fatto, alle persone che ha incontrato, eccetera. E quindi c'è una grande matrice religiosa.
ma non è religiosa nel senso che il libro è religioso, nel senso che ci fa capire come a questi bambini le madri artificiali insegnassero anche questo, ecco. E poi c'è ovviamente una grossissima riflessione sulla dipendenza dalla tecnologia, in particolare da queste madri artificiali. Cioè, noi ci poniamo la domanda e diciamo, se succedesse a noi, se i robot un giorno diventeranno migliori degli umani, ci attaccheremo di più ai robot piuttosto che agli umani, perché gli umani sono imperfetti. Perché qui nel libro viene evidenziata la grande difficoltà di Yuki e di altri ragazzi che come lei hanno avuto la madre artificiale e poi è stata distrutta, e la sua difficoltà di staccarsene. Cioè, lei vive costantemente nel ricordo di questa madre, della quale conserva solo un dito e che tiene sotto il cuscino, e i problemi che ha avuto nel crescere, nel relazionarsi con le altre persone, nell'accettare se stessa, nel superare dei problemi mentali che la distruzione della sua madre artificiale le ha portato. E basta, questo è super interessante, io non so che altro aggiungere, ve lo consiglio. E mi hanno scritto dei ragazzi che, infatti su Instagram mi sembrava, ho messo una foto di questo libro, e mi hanno scritto che hanno letto altri libri di questa autrice ed è veramente molto brava, merita, quindi anche io mi unisco a loro e ve la consiglio. Bene ragazzi, il video finisce qui, noi vabbè, ci vediamo come sempre il prossimo venerdì, vi ricordo che se volete potete acquistare da me dei libri, e soprattutto ci tengo a dire che una ragazza di voi che si chiama Elisabetta ha ordinato un libro da me, io l'ho ricevuto, l'ho in negozio, ma non riesco a ritrovare dove ci siamo sentite, quindi non riesco a ritrovare il messaggio, quindi non riesco a ritrovare questa Elisabetta. Quindi Elisabetta, se mi stai guardando, scrivimi, perché il libro che mi ha ordinato è arrivato e sono pronta a spedirtelo. Comunque, e niente, io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa avete letto voi e noi ci vediamo il prossimo venerdì. Ciao!